Benvenuti in un nuovo video. Oggi ne sto approfittando per registrarvi un bel po' di video che poi ovviamente non ve li metterò tutti uno dietro l'altro, però oggi proprio ne ho approfittato e vi sto registrando un po' di video assaggi. Io inizierei subito. Sono indecisa, però direi dalle barrette che ovviamente ho messo a 3 metri lontano da me. Le vado a recuperare subito e ritorno da voi. Allora, le barrette che andiamo ad assaggiare oggi sono le nuove della Bere Bells. Eccole qua, ce ne sono quattro. Io ovviamente le ho prese tutte e quattro. Le trovate sul sito di All Supplement e, come ben sapete, lo starete dicendo insieme a me, su All Supplement avete il mio codice sconto che è Giulia010. Allora, io pesco un po' random. Allora, questa qui della Bere Bells, eccola qui. Allora, questa combo Dio rosa cipria in nero è la fine del mondo. Eccola qui. Ovviamente è una barretta proteica, protein bar, caramelleo. C'è. Allora, ve lo dico in italiano. Allora, questa è la barretta, però in italiano sarebbe caramello e anacardi. L'ho tradotto prima di fare il video, ovviamente, perché sapete che sono una capra e ho nelle lingue. Allora, questa barretta per 55 grammi scade il 30 luglio. Vabbè, già è finita per il 30 luglio. Questa barretta da 55 grammi ha 199 calorie, 8,3 grammi di grassi, 14 grammi di carboidrati e 20 grammi di proteine. Andiamo ad assaggiare subito. Queste barrette mi piacciono perché già dal sito mi ispiravano tantissimo. Proprio per il fuori, perché io qui sento proprio sicuramente gli anacardi, perché sento proprio la barretta in rilievo, ma invece di sentirla andiamo anche a vederla e andiamo anche a mangiarla. Sì, infatti, ma oh, raga, mi ricorda il Magnum, non so perché. Eccola qua, morbida. Mamma mia, raga, queste barrette, mamma, mi vuole uccidere. No, raga, ma all'interno c'è la crema di anacardi. Guardate qua. Assaggiamo. Oh mio Dio. Non c'è più. Mamma mia, raga, che macello. Mamma mia, raga. No, mi sono sporcata. Raga, ma che mostro è? Cosa hanno creato? Cioè, raga, è buonissima. Ve lo giuro che è troppo buona. Lo sapete che sembra? Il nocciolato della Lindt. Se amate il nocciolato della Lindt, ve lo giuro, a me ha dato quella sensazione. Mischiata un po' al Ferrero Rocher, tu mo dici qui giù, ma anacardi, almeno così nella traduzione diceva, tra anacardi, caramello, ma come ti ha fatto ad uscire una cosa del genere? Come ti ha fatto? Ma raga, non lo so, ma ve lo giuro che è buonissima. Io sto senza parole. Adesso bevo e andiamo a provare le altre. Ovviamente peschiamo sempre. Allora, questa qui è cocco e cioccolato. Sto impazzendo. Allora, le calorie sono 199, ma di quella ve l'ho dette le calorie. Io ho sempre questi lapsus, vabbè, raga, sempre 199, 7,7 grammi di grassi, di meno grassi, 15 grammi di carboidrati e 20 grammi di proteine. Andiamo. Comunque, raga, io voglio una maglietta di questo colore. Ve lo giuro, io mi sono innamorata. Mamma mia, raga. Ma il cocco sembra il Bounty. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. No, raga, non sembra il Bounty. Lo sapete cosa sembra? No, raga, è questo come una... Il Loaker. Mamma mia, raga.
Mamma mia, raga. Io sto adorando questo marchio. Sì, raga, da una parte no, perché tra poco le formiche saranno in agguate e mamma mi ucciderà. Quindi, se non vedete più nessun video sul canale, è per questo motivo. Mamma mi ha raccomandato, vuoi fare video? Però mi raccomando, Giulia, non fare cadere niente sul tappeto, perché altrimenti le formiche arrivano alla riscossa. Sì, mamma, non ti preoccupare. Tutto sotto controllo. Mamma mia, raga, dopo devo passare assolutamente l'aspirapolvere, perché altrimenti mamma mi uccide. Ovviamente, raga, la classifica la facciamo dopo e sarà molto difficile, penso che andranno tutti al primo posto. Non so scegliere, già tra queste due sto andando un po' in tilt. Vediamo un po'. Questo è salt peanut, quindi peanut è burro d'arachidi, giusto? Arachidi. Quindi arachidi salati? Non lo so, raga. Le calorie sono 200, 8,5 grammi di grassi, 15 grammi di carbo e 20 di proteine. Sì, ormai le confezioni, un unico amore. Mamma mia, raga, ma chi ha creato queste barrette? Ti amo. Mamma mia, raga, ma come devo fare? Mamma mia, è buonissima. Si sente quella punta di sale, però, raga, è talmente delicata che io sto scioccata. Sto scioccata. Non ci posso pensare. Perché, raga, la combinazione tra arachidi, questa punta di sale che io sento e questo cioccolato, questa morbidezza nello stesso tempo morbida ma croccante. Cioè, molto spesso, se io ve la paragono tipo a una Melty, quando ve la date a mangiare, cioè dovete fare così. Invece questa è talmente morbida che è un morso scioccata. Io ancora sono andando in tilt. Ovviamente l'ultima è questa qui, che è allora, aspettate, nocciola. Oddio, che cos'era quest'altra cosa? Nocciola e torrone, quindi torrone alle nocciole. Torrone alla nocciola, no, alle nocciole, ho detto bene. Eccola qui, ultima. Questa qui, oh, è la più calorica perché ha per 55 grammi 205 calorie, 9,4 grammi di grassi, anche di grassi più alta, ma più bassa di carboidrati perché 14 grammi, ma le proteine sempre 20 grammi. Ok, io ormai non ho aperto una confezione bene, ma questo ormai si sapeva. Queste qui al cioccolato si presentano, mamma mia che sto combinando, sempre uguali. Mamma mia, raga, questo sa ancora di più di nocciolato della Lindt. Mamma mia, ogni mossa che faccio perdo pezzi. Buona. Però posso dire che tra tutte è un gusto semplice. Se amate la semplicità, proprio prendetela.
È un gusto che si può trovare, però ve lo giuro che le altre tre sono talmente particolari che sono meravigliose. Quindi, ma come faccio una classifica? Vi dico che sono tutte, parto dal presupposto, ragazzi, che sono tutte buone. Tutte, ognuna di loro è moda, è buona a modo suo. Però non so fare una classifica. Io vi metto veramente tutte e tre, quindi salti, parliamone in italiano, che ci hanno sempre capito. Sti inglesi belli e buoni, sti lingue belli e buoni, non vanno bene. Allora, questo qui è arachidi salati, primo posto, questa qui al cocco, mamma mia, raga. Primo posto, caramello e arachidi, caramello e arachidi. Secondo posto, quest'altra qui che è il torrone alle nocciole. Raga, ve lo giuro, fate quando se state per fare un ordine, mi raccomando, se amate come me le barrette, le dovete prendere perché le dovete assolutamente provare perché ne vale veramente la pena. Sono davvero molto molto buone. E quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!